Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale. Benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico sempre in questi casi, sono il vostro Sionto Silver e anche oggi vi porto un nuovo video di Lies of P. Allora, cosa faremo in questo video? Andremo a braccare Simon Manus nella sua roccaforte degli alchimisti. Abbiamo sconfitto la Xazia completa, come ben sapete nello scorso episodio, abbiamo dato la pace a Sofia, assorbendo il suo arco e facendola scomparire. Quindi io direi usa lo Stargazer, teletrasportati in un altro Stargazer e andiamo al ponte dell'ascensione, zona della boss fight con la Xazia completa. Siamo vicino alla fine, quindi oggi ci occupiamo di Simon Manus. Facciamo la nostra scalata alla torre e vediamo di regolare i conti con lui. Vi ricordo che c'è ancora in giro, come si chiama, la volpe. Noi abbiamo ucciso senza pietà il gatto nero, la volpe rossa vorrà vendetta, quasi sicuramente. Quindi vediamo il da farsi, gente. Ecco qua, mettiamo via le armi perché siamo entrati nella stanza in cui si trova Sofia, qua sopra, come ben sapete. Noi l'abbiamo liberata. Qua vedete c'erano dei piani, dei disegni, siringhe. Poi qua se la magnavano e se la bevevano mentre lei era di qua a soffrire. Cioè, vedete? Un altro corpo su cui hanno fatto esperimenti. Lei, qui cosa c'è? Il suo vero potere è la capacità di muovere il tempo. Quindi lei portava avanti e indietro il tempo, indagavano su questo gli alchimisti. La mia fata turchina. Sto Manus doveva essere bello malato, per fare ste cose. We did do the right thing, didn't we? I trust you. Let's keep going. Ce lo chiede anche Gemini, abbiamo fatto la cosa giusta? Arriviamo in una nuova zona, ci attaccano in... Ok, non è entrato. Questi scoppiano, stesi. Ok, questo lo buffo perché mi sa che è forte. Ora siamo dall'altra parte del ponte, come avete visto. Appena posso vi giro la telecamera, siamo sopra il ponte. Sfruttiamo ancora il più possibile la nostra ascia elettrica. Qua sembra quasi un ascensore, ma non è attivo. Anche qua. Ah, sono solamente delle strutture. Non so se possiamo poi sbloccare degli shortcut, non credo lì, Proseguiamo. Ok, uno Stargazer. Allora, io ne approfitterei per già riposare, solo per ripoppare la nostra mola, E questo mi sa di... Ecco qua. È uno Stargazer. C'è uno Stargazer, uno shortcut. Non abbiamo nessun oggetto di qua. Esplorate sempre tutto, Quindi saliamo. Qui siamo proprio nel pieno della fortezza degli alchimisti, vedete altri esperimenti. Quando hanno scoperto l'arco, da quello che abbiamo capito, hanno deciso di sfruttarlo sugli esseri umani, l'arco. Ok, ne arriva un altro. Per cercare l'immortalità. Questo era lo scopo degli alchimisti, da quello che abbiamo capito. Ok, qui c'è un altro item. Cosa abbiamo qua?
Cristallo di Erco Fior, questo ci dà un bel po' di Erco, eh. Vieni qua. Uno steso. Ricordiamoci che esplodono. Devo sempre ricordarmi sto piccolo dettaglio. Che esplodono. Sti infami, fetusi, maledetti. Qua. Quella è forte, ragazzi. Ingaggiamola subito con... Ne avevamo già affrontato uno simile di questi mostri. Ingaggiamola subito con il massimo dei danni della nostra ascia. Andata. No, ancora viva. Ora è andata. Non ci droppa niente. Mi sa che non è neanche un mostro unico. Apriamo. Cosa abbiamo qui? Un quarzo. Ottimo. Tutti questi me li tengo per NG Plus, perché so che si sblocca il sesto, la sesta branchia dell'organo P. Quindi questi li tengo tutti per NG Plus. Poi li piazzeremo quando arriviamo in NG Plus. Interessante. Cerchiamo di non far reagire sti maledetti. Vai. Stendiamoli con l'attacco del braccio legione. Così almeno andiamo avanti tranquilli. Allora. Adesso qua vediamo da farsi. Sono in due, eh. Ok, non speravo di essere abbastanza fortunato da... Aia. Aia, aia. Dobbiamo curarci al volo. Serve un'ampolla di purificazione. Non è che speravo di poter... Dove sono le ampolle? Eccole qua. Non è che speravo proprio di essere così fortunato da... Questo è forte, guardate lì. Questo spara anche, mi sa. Sì, è uno di quei che sparano. Dai, continuiamo. Ok, si stunna. Non siamo riusciti a fargli il colpo dello stun, ma... Va bene, dai. Ci dona la cellula da raggio. Niente male. Niente male. Qui. Ok, avanti di qua non c'è nulla. Umore illusorio da Dark Souls. No, eh? No? No, no. Noi riproviamo tutti. Semmai che hanno fatto un tributo a Dark Souls. Ci mettono un muro illusorio, ma così non è. Un'altra delle pietre che servono per le nostre armi speciali, come avete visto. Ed ecco qua, proseguiamo. Ok, andato. Allora, questo pezzo... Vedo che ci sono dei punti in cui dobbiamo fare dei camminamenti. Ok, allora qui, come avete visto, il nostro braccio rampino della legione ci ha veramente salvato. Aspetta, cambiamo arma perché se no non vedo dove cammino. È talmente grossa l'ascia che non mi fa vedere dove cammino. Ok. Perfetto, un po' la purificazione speciale. E adesso piano avanziamo in questa direzione. Guardate quanto siamo in alto. Ok, saliamo di qui. Non l'avevo visto.
alzati. Giusto per non mandare il colpo a vuoto, eh. Ok. Perfetto. Pietra lunare dai plenilunni, qui c'è un ascensore. Non è che c'è un ingresso segreto da qualche parte, come è successo nel pezzo vecchio del castello. No. Io mi giro per vedere se si poteva buttarsi da qualche parte, ma così non è. Ecco lo shortcut, ragazzi. Apriamo. Ok. Ripoppiamo. Mola e tutto il resto. Eccoci arrivati. Ok, riprendiamo. Guardate chi c'è lì, la Volpe Rossa. At first it was money. There was no way out of this dump other than buying your way out. Later, when his sight started failing, all we had was swallowed up by the first few treatments. He was going totally blind. But now, the fruit is useless. I swear on my life as a stalker that your father is safe. My employer promised not to harm him. Not that such a promise is worth anything to you now. But I wanted to set the record straight before. You know, revenge is all I have left now. Ok. Dunque, Volpe, la chiudiamo qua, io e te. Primo sangue è tuo. Ok, non mi lasci usare la molla, abbiamo capito. Vieni qua. Complimenti, una serie di attacchi abbastanza imparabili, ma... I suppose we villains never get to choose. Perfetto. Addio, Volpe. Ed ora proseguiamo di qua. Queste sono creature, sono morti questi. Tutta gente in cella. E qua... Ecco il nostro padre Geppetto. It saddens me to see my precious son in a place like this. I wanted you to grow up as a good boy in a peaceful world. And yet, I think all I've taught you is blood and violence. This will be the last time I ask. I promise. Simon has gone completely mad. He's trying to become a god by using a tremendous amount of ergo. I don't know what kind of world he wants to build. Perhaps there's no stopping him. I trust you, my son.
And I'm ready for any outcome. But I don't know what you think of me. Speak truthfully, for my sake. Was I a trustworthy father to you? Diciamogli sì, sarebbe una bugia, ragazzi, perché lui non è mai stato un buon padre per Carlo. I have the courage to carry on because of you. Lui non era mai presente per Carlo. Quindi gli abbiamo appena detto una bugia. Remember the happy family we once were. We can become that again. Ok, chiave del passaggio dell'abbazia di Arch. Eccola qua. Una chiave ottenuta da Geppetto consente l'accesso alla culla degli dei in cima all'abbazia di Arch. Simon Manus non voleva che gli impedissero di portare a termine la sua grande impresa. Si trattava di un assurdo piano per riportare in vita Dio. Put an end to it all. And come back to your father's side. Son, you're all I have. Ok, ci ripete la stessa frase. Perfetto. Vuol dire che allora Geppetto è... Ok, chiave dell'abbazia di Arce. Saliamo su di qua. E qua abbiamo uno Stargazer. Ne approfittiamo per salire di livello. Visto che... Allora, aumenta di livello. Vitalità. Capacità ci va su così, ma non è che voglio alzarla. 2-1, questo così. Potremmo tirare su un po' di difesa con lo sviluppo, vai, così. Ok, alla fine è la statistica più bassa che ho. E ora proseguiamo. Tubo affilato. Ci deve essere un'altra strada da qualche parte. Cosa c'è qua dentro? Amuleto dell'assassino. Cosa fa l'amuleto dell'assassino? Aumenta l'attacco critico, quindi quando gli facciamo i colpi furtivi, cioè furtivi più alti, i colpi quelli, adesso usiamo e torniamo all'ultimo Stargazer. Non rischiamo con un salto addizionale di crepare, ragazzi. Abbiamo anche appena livellato, quindi non è che era sto grande rischio. Ma quando facciamo i repost facciamo più danni con questo amuleto, buono a sapersi. Ecco qua. Ok, per quanto 2000 erco non è che ci facciamo il risotto adesso con i 2000 erco, ci facciamo niente. Dobbiamo farne più di 20.000. Ecco qua, qua ce n'è un'altra di quelle maledette. Oh, una bella sorpresa, subito dopo uno Stargazer ci dà... Ecco, con quell'amuleto facciamo più danni con questo attacco, da quello che ho capito. Ok. Cellula da raggio, che ci serviranno le cellule da raggio. Sfruttiamo il nostro braccio prostetico. Qua. Ragazzi, fanno il trappolone. Avete visto che voleva farci troppo... Oramai, ragazzi, io sono in blind run, lo ammetto, però sono talmente telefonati quando giocate tanti Souls che... Cioè, c'è un baratro, c'è un tesoro e è ovvio che vi fanno il trappolone. Ci avrebbe colpito e buttato di sotto, sicuro. Cosa troviamo qua dentro? Vediamo cosa valsa questa impresa. Amuleto del salto, quelli che ci aumentano, non lo guardo neanche, ragazzi, ci aumentano l'energia massima, quindi la versione più 1. Poi sicuramente, essendo in blind run, qualcosa indietro, più di qualcosa indietro l'ho lasciata. Questo è poco, ma non ci piove.
Questa volta ci hai preso. Complimenti, hai vinto te. Allora, passiamo di qua. Contenitore di acido. Siamo in alto, gente. Ok, allora shortcut. Aspettate, fatemi vedere, perché ho visto che c'era l'oggetto da prendere, per quello, mica per altro. Che è un frammento di stella, ne ho già milioni. Riposiamo per recuperare il nostro braccio prostetico, più che altro, e risaliamo. Allora, il nemico sta scendendo le scale, noi possiamo andare avanti. Did you feel that? It's like someone walked across my grave. I sense ergo everywhere. I mean, this place is saturated with it. Like what you'd expect from a mountain of dead puppets. Sento Erco ovunque, vabbè, perché c'è. Ma non sta facendo il rituale, per quello. Easy easy, cioè come cosa. Vedo un coso grosso, eh. Ho usato subito la mola, ma... Ok. Un quarzo. Ottimo, questo è un nemico unico, se ci ha dato il quarzo. Non ne incontreremo altri come lui. Sti camminamenti. Mannaggia, allora chi li mette? Cambiamo arma, perché se no non vediamo dove andiamo con l'ascia, perché è un tantino grossa come arma. Poi è un classico nei Souls. Agli sviluppatori piace fare le armi grosse. No, è proprio una cosa più forte di loro. Lì c'è un forziere. Ok. Là c'è un item. Stiamo attenti a questi camminamenti, perché non c'è nessun trappolone nell'area. Ce lo fanno prendere così, wow. Fantastico. Non cade nessuno, un ninja, un calibro di legione, ok, per portare al massimo il nostro braccio. Non ho trovato l'ultimo dei, pensavo che ce ne desse almeno in quantità per fare il trofeo di tutti i bracci prostetici, ma così non è stato. Vieni qua. Ho avuto un attimo a poter fare i backstep, non sono stato abbastanza rapido. Beh, lasciamo sempre agire il nostro. Ok. Proseguiamo. Non perdiamoci in chiacchiere. Qua cosa abbiamo? Disegno di una mano. Così parlò Pistris 3. Io, Adriana, ho registrato per i fratelli e sorelle e lodate Pistris, colui che inghiottirà persino Dio. Ascoltate, fratelli e sorelle, io, Pistris, vi parlerò della vita eterna. Il dono di un angelo è qualcosa di cui gli uomini non osavano godere. Molti morirono con la speranza nel cuore, e quei che volevano covavano la rabbia invece della morte. Alla fine gli uomini distrussero e bruciarono le loro speranze da soli. Fu così che l'angelo diventò il dio straziato della morte. Ma oggi sono sicuramente quei che sono sopravvissuti con la benedizione, loro gli immortali, vanno ancora in giro e desiderano la risurrezione di Dio.
ho detto chiaramente la verità a cui ho assistito. Ora tutti voi dovete proseguire questo percorso. Ok. Un altro cristallo di arco vivido. Che facciamo una cosa, ce li usiamo tutti sti cristalli qua. Qua c'è un altro livello, eh. Buona lì. Ok, c'è uno Stargazer. Qua ragazzi affrontiamo Simon Manus, sicuro. E qua cosa abbiamo? Confessione di Simon Manus. Un padre come un dio per suo figlio. Anch'io, Simon, non ero diverso in gioventù. Però colui che mi ha creato non era un umano normale. Le mie capacità erano straordinarie. Anche tu sei un fallimento. La capacità di leggere nel pensiero. Essere abbandonato di fronte a Dio significava la distruzione del mondo. Essere abbandonato di da quel momento in poi la mia vita è esistita per creare un mondo senza bugie. Un mondo dove nessuno tradisce e dove c'è solo verità, anche se forzata. Il finale è giunto. Una volta che la porta è aperta, non può essere chiusa. Per l'umanità, io, Simon, ho rinunciato alla mia umanità e ho deciso di percorrere il cammino dell'immortalità e della verità. Il mio corpo sarà spezzato e riformato come il Dio che è stato fatto a pezzi. Lascio queste note nei miei ultimi momenti da uomo. Simon Pistris Manus. È lui Pistris, ragazzi. Quindi, prepariamo la nostra ascia. La combattiamo con questo. Ok. Allora, riveliamo. Cioè, riveliamo, appunto. Aumenta di livello, potremmo andare su di vita, di capacità. Lo sviluppo è sempre buono perché ci alza anche la legione. Andiamo su di vita, via un po' più di vita, per poco che è anche un po' più di difesa fisica. E fatemi controllare l'equip. Ok, ci mettiamo, no, l'amuleto del cacciatore no, abbiamo quello del muro di ferro. Ok, perfetto, dovremmo essere abbastanza parati bene. Ecco il nostro, la nostra pozza di evocazione. Allora, perfetto, i nostri lanciabili ce li abbiamo tutti qua. Ottimo, ottimo, ottimo. Entriamo, ragazzi. Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. A key that unlocks true evolution. Give thanks. Ergo is a gift from me, Simon Manus, who will transgress even God. Bow down to your God, who will be born now! Show me everything you have. Okay, Manus, a noi due. Primo sangue è tuo, secondo sangue idem. Ok, in qualche modo l'abbiamo parato. Via.
Complimenti a Manus, è ben morse. Bello infame. Mo ti prendo. Questa mi sa di brutta esplosione. Vai giù Manus e vieni qua. Ok, cura. Il nostro alleato si sta comportando bene. Allora, diamogli una cura perché si sa mai, eh. Mentre lo tiene occupato, lo spettro è svanito. Mannaggia, non siamo neanche riusciti ad usare la mola. Ah no, l'abbiamo usata. Siamo noi contro di lui e lui ha molto vantaggio su di noi. Ok, cura. Passiamo ai lanciabili, ragazzi. Ok, quello come lo evitiamo? Lo dobbiamo parare qua, attacco lì. Ammetto che mi sta facendo sudare freddo Manus, eh. Ok, l'abbiamo evitato. Qua ci ha sprecato la legione. Non riusciamo ad avvicinarlo con l'attacco a legione. C'è poco da fare. Ok.
Perfetto, continuiamo con i lanciabili, ragazzi. È tosto, non ci dà tregua. Ho usato per sbaglio due cure. Mannaggia. Metto che è tostissimo, ragazzi. Ok, andato. Ragazzi, questa è una domanda trabocchetto. Noi mentiamo. Ok, Ercole è caduto e braccio di Dio. Allora ragazzi, adesso, giunti a questo punto, facciamo una capatina a livellare e all'Hotel Krat per vedere l'arma che possiamo realizzare con l'anima di Manus. Ecco qua. Allora, ci possiamo teletrasportare. Hotel Krat. Andiamo da Yugo e vediamo l'arma. Lui ci ha detto di fare attenzione a Geppetto, avete sentito? Abbiamo sbloccato anche l'ultima storia di Simon Manus come trofeo, oltre alla sconfitta di Manus. Quindi abbiamo fatto due trofei. Ve li metto a fine video, ovviamente. E vi dico subito che non manca molto alla fine di questo video. Ve lo chiudo con leggero anticipo rispetto agli altri, ma voglio fare proprio un video finale dove vedremo lui. Confronto tra noi e Geppetto. I want to give Alidoro's belongings to someone who knows their worth. It's what he would have wanted. If you can prove your worth, his weapon is yours. Allora, ecco qua. Questa è l'arma che possiamo fare con l'arco del caduto. Però noi abbiamo trovato altri oggetti che non ho ancora guardato. Allora, Braccio di Dio, ottenuto dopo aver sconfitto Manus, è una misteriosa reliquia che gli alchimisti consideravano un oggetto sacro. Gli alchimisti credevano nell'esistenza di un dio che era stato massacrato nel tentativo di dare la vita eterna agli uomini che amava immensamente e volevano riportarlo in vita. Tuttavia, il dio giaceva in un sonno profondo e non rispose mai alle loro preghiere. Interessante. E poi il nostro Erco del dio caduto. Il ragazzo
era tra coloro a cui era stata concessa una vita immortale. Tuttavia fu considerato un fallimento e abbandonato, Simon Manus, ragazzi, e quindi iniziò un viaggio per diventare un dio per mettersi alla prova. Perfetto, mi ero dimenticato di esplorare la lore degli oggetti. E come abbiamo deciso, in questa run prendiamo tutte le armi. Ecco qua. Perfetto. Noblesse oblige. Una mazza contundente grande. Ecco. Quindi andiamo a vedere. Eccola qua. Una specie di mazza da ogre con dentro dell'erco. Allora, ragazzi, io faccio giusto un livello e poi chiudo l'episodio. Ecco qua. Allora, aumenta di livello, capacità così, vitalità ci va su tutto, difese e quant'altro. Ok, perfetto ragazzi. Allora, io chiuderei qua il video, vi ringrazio di aver visto questo di video qui sul mio canale, che è stato il 24esimo, se i calcoli non mi ingannano, di come la vigilia di Natale in cui ve lo sto appunto... come si dice, registrando. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qua sul mio canale. Vi ringrazio di aver visto questo di video e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Vi invito ovviamente a lasciare un pollice su, vi invito a iscrivervi al canale se volete sapere quando e come metterò online un nuovo video, e vi lascio in descrizione tutti i miei social come sempre per venirmi a seguire, compresi i canali dei miei amici Andrea, Omar e Luca, appassionati di Rise of P, che hanno già finito per tempo e platinato e mi hanno dato utili consigli spronandomi per finirlo. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao a tutti. Watch out.